Sono qui con il mio caffè, ho appena fatto una lezione di Pilates, sono tornata a casa, mi sono lavata, vestita ovviamente, e ora sono pronta a iniziare la mia giornata. Facciamo un po' di skincare insieme. Che bello. Dicevo, facciamo un po' di skincare insieme, anche perché oggi non mi sento benissimo. Nulla di che, non sto male, un po' giù la voce, secondo me ho preso un pochino freddo, sono un po' giù di corda, capita ogni tanto, e quindi in giornate come queste proprio vedo che prendermi un pochino più cura di me fa comunque la differenza. A prescindere da tutto mi devo vestire, mi devo truccare perché devo filmare dei contenuti, quindi insomma anche se non avessi voglia lo devo fare comunque, è così, il lavoro funziona così. In realtà prendermi un attimo per fare una bella skincare, adesso farò una maschera tra l'altro purificante e illuminante, quindi doppia azione. Quindi, diciamo, prendermi anche solo pochi minuti per colarmi un pochino di più, vedo che aiuta, che fa proprio la differenza in queste occasioni. Fatemi sapere se è lo stesso anche per voi. Filmare e chiacchierare con voi mi aiuta, mi dà tanta carica, tante energie positive. In realtà spero di darvi delle energie positive ed è quello che spero di fare in generale sempre tramite i miei video, aiutarvi a stare bene. E questo lo si può fare con la skincare, con il make-up, con la cura dei capelli, con la moda, perché sembrano tutti argomenti molto superficiali, ma in realtà, e sì, ovviamente possono anche esserlo, ma in realtà hanno delle radici molto più profonde. Non vuol dire che se non ci vestiamo e non ci trucchiamo, non ci amiamo, non è assolutamente questo quello che voglio dire, e neanche che per stare bene sia necessario truccarsi, vestirsi, pettinarsi, cioè, assolutamente no. Non è quello, non è un discorso superficiale del mi trucco e quindi sto meglio perché mi vedo bene. Non è così. È un prendo del tempo per me per coccolarmi e quindi mi sento meglio. Ho stilato un elenco di cose che vorrei prendere, o meglio, in realtà io ho sempre wishlist infinite, pagine e pagine di cose che vorrei. Alcune cose amo prenderle online, altre invece amo provarle nei negozi per vedere anche come mi stanno. Diciamo che dipende, dipende da tantissimi fattori. Comunque, fatemi sapere innanzitutto che cosa c'è nella vostra wishlist, sia per quanto riguarda l'abbigliamento che anche il make-up. Io vorrei prendere queste scarpe di Manolo Blahnik, che in realtà vorrei da tantissimi anni. Tutti gli anni più o meno in questo periodo le guardo, le punto e le metto nel carrello. Non ho mai finalizzato l'acquisto e lo trovo un modello molto classico. Ma vogliamo parlare di questa CC Cream? Sembra una crema e poi nel momento in cui andate a stenderla si colora. Adoro. Devo dire che sono bellissime anche in altri colori, soprattutto il blu notte. Secondo me è splendido e sono sicura che lo userei tantissimo anche nel blu. Tra l'altro, il blu è uno dei colori che utilizzo di più nell'abbigliamento. Però boh, ho voglia di qualcosa di neutro, diciamo. Ho nel carrello al momento su Luisa via Roma, anche perché al momento c'è un codice sconto con il quale potete avere il 20%. Quindi se le prendo sicuramente lì. Vi lascio sia il codice che il link qui sotto nell'info box. Poi detto ciò vorrei trovare un paio di stivali con un tacco comodo per il giorno. Quindi non rasoterra, non particolarmente alti. Diciamo una cosa comunque un po' semplice da mettere quotidianamente. Comunque vabbè, vi ho parlato solo di scarpe, ma perché in realtà lo sapete che io sono un po' fissata con le scarpe, con le borse. Le amo alla follia. Io ho una wishlist di borse infinita, però tendo a prenderne una l'anno, quindi una proprio bella che poi mi resta nell'armadio per secoli. Per riguardo all'abbigliamento, vorrei sicuramente un bel blazer nero, perché vi sembrerà assurdo, ma non ho un bel blazer nero classico, pulito, semplice. 1500 cose nella mia wishlist. Ho aggiunto anche un tocco di gloss e questo è il mio make-up. Mettiamo un pochino di olio sui capelli e vi saluto che inizio a filmare. Inizio la mia giornata lavorativa. Tra l'altro vi volevo dire un'altra cosa. Vi lascio alcune clip che ho filmato qualche giorno fa. Sono stata sul lago insieme a Ilaria. È stata veramente una bellissima serata. Fit check per questa sera. Sono contro luce, comunque sono sul lago a fare un aperitivo. Ciao. Con oh, che bella! Ila. Ma scusa, ma guarda che bello! Hai visto? C'è il tramonto. E Barbara. Ragazzi, mi stanno che non facendo. So se ti sto inquadrando perché non vedo. Spero mi di sì. Stanno facendo bere. No, pochissimo, pochissimo. Il suo è veramente leggerissimo. Già è leggerissimo, ma il suo è veramente sì, leggero. Sono sull'altalena, quindi. È vero, quindi già traballi.